chi celebra Big Rome come il Corriere dello Sport, con un Rome in prima pagina, la foto di Lukaku, del calciatore che ieri ha aperto le marcature a Milano per la vittoria del Napoli contro il Milan. C'è chi celebra Conte come la Gazzetta dello Sport. Milan, visto Conte, è l'interrogativo. E poi, che lezione a San Siro dal tecnico che i tifosi rossoneri volevano? Lukaku e Kvaratskhelia a gol, Fonseca a meno 11, l'Inter a meno 7, la Juventus a meno 8 dal Napoli, che allunga in classifica per il momento e consolida il primo posto dopo 10 giornate di campionato con una perentoria, intelligente, cinica vittoria al Meaz di San Siro contro il Milan. Ieri sera i due gol di Lukaku e Kvaratskhelia, tutti e due nel primo tempo. Nel secondo tempo il Napoli ha concesso poco o nulla al Milan, diciamo soltanto un tiro di Leao parato da Meret, che ancora una volta si erge a protagonista di un match con una parata decisiva. 0816363663 per i vostri interventi al telefono, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Insomma, che significa essere a più 7 dall'Inter dopo 10 giornate di campionato? La storia dice che dopo 10 giornate, 19 volte su 30, sugli ultimi 30 campionati con i tre punti, la squadra che è prima dopo 10 giornate vince lo scudetto, 19 volte su 30. Significa qualcosa? Non lo so. 0816363663 per intervenire in diretta, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Ma cominciamo la carrellata dei nostri collegamenti, perché abbiamo molti argomenti sulla bilancia da trattare. Dalla vittoria del Napoli al primo posto, dalla ripresa degli allenamenti in vista del match con l'Atalanta all'ora di pranzo di domenica, del rinnovo di contratto di Meret, del rinnovo di contratto di Kvaratskhelia. Tutto questo lo affrontiamo con il nostro inviato a Castel Volturno, Pasquale Tina. Buon pomeriggio. Ciao Gianluca, buon pomeriggio a chi ci ascolta. Allora, cominciamo con le notizie. Oggi Napoli riposo e si riprende domani. Ha dato la giornata libera Antonio Conte dopo la vittoria di ieri con il Milan, si riprende domani, che è giovedì, al training center di Castel Volturno per preparare questa sfida con l'Atalanta. Immagino insomma che Conte in questi giorni, proprio per scacciare via, no, l'euforia che giustamente si respira in città, sarà ancora più un martello. L'euforia deve esserci in città dopo un anno, quello scudetto sul petto, che è stato assolutamente negativo, fallimentare. Dalla Casse Volturno l'euforia non va bene, non c'è, perché bisogna preparare con grande cura dei dettagli e con grande determinazione un'altra sfida importante, perché l'Atalanta è un'altra big del nostro campionato. Quindi servirà insomma un Napoli attento, come dicevi tu, cinico, ma anche capace di colpire Gianluca in fase offensiva, perché credo sia questo quello che ha fatto la differenza ieri a San Siro. Cioè, abbiamo visto un Napoli autorevole nei suoi, diciamo, uomini più rappresentativi, ovvero Romelu Lukaku e qui c'è Kvaratskhelia. È vero. Oh, non possiamo dimenticare che oggi è 30 ottobre, un giorno che per i tifosi del Napoli è molto ma molto importante, indimenticabile. Oggi Diego Armando Maradona avrebbe compiuto 64 anni e ovviamente ci sono molte manifestazioni in memoria di Maradona. Ce n'è una che mi ha sorpreso molto, molto bella, del Museo di Maradona, della collezione di Massimo Vignati, che è itinerante. In pratica questo museo, il Museo Vignati, farà il giro di tutta Napoli in vari punti della città. Si è partito questa mattina alle 7:30, il museo era al Maschio Angioino, alle 8 era a Piazza del Plebiscito, alle 9 a Largo Sermoneta a Mergellina, alle 9:30 fino alle 10:30 è stato alla casa di Diego Armando Maradona a Via Scipione Capece, in pratica nei pressi di Via Orazio. Poi si è spostato a Soccavo, al centro paradiso di Soccavo, dalle 11 a mezzogiorno, a poco fa. È stato lì, in questo momento il museo è allo stadio Diego Armando Maradona. Quindi chi volesse far visita al Museo Vignati itinerante in questa giornata del 30 ottobre per il compleanno di Diego Armando Maradona, che avrebbe compiuto 64 anni in questo momento e sino alle 13, sino alla chiusura del nostro appuntamento, può far visita allo stadio Diego Armando Maradona, perché è lì che c'è il museo. Successivamente, tra l'altro, Gianluca, c'è la statua l'aveva preso insomma Massimo Vignati, la statua di Domenico Sepe, che ti ricordi insomma era all'interno dello stadio inaugurata all'esterno dello stadio, all'esterno, diciamo, tra il prefiltraggio e l'impianto.
No, no, questo è proprio fuori, all'esterno dei distinti. Questa era quella là iniziale che doveva stare fuori e fu inaugurata il 25 novembre 2021, il giorno il primo anniversario della scomparsa di Maradona, poi è stata, diciamo, come dire, al centro, insomma, di varie controversie. Il comune ha rifiutato la donazione e quindi adesso, insomma, è al museo, insomma, Vignati, che sta a Vico Cariati, ai quartieri spagnoli, ed è, diciamo, questa statua che sta facendo il giro di Napoli, come tu hai raccontato. E in questo momento, lo ripetiamo, è allo stadio Diego Armando Maradona, lo sarà sino alle 13, quindi affrettatevi se volete dare un'occhiata, se volete visitare il museo itinerante di Vignati in questa giornata del 30 ottobre, compleanno di Diego Armando Maradona. Successivamente, dopo lo stadio Maradona, il museo si sposterà a San Giovanni a Teduccio, piazzetta Diego Armando Maradona, sino alle 14, e poi tornerà al Club Napoli Saverio Silvio Vignati a Miano fino alle 16, poi alle 17 via Duomo, bravo, e via Vergini, e alle 18 a Largo Maradona, e si chiuderà così la giornata di questa splendida iniziativa di Massimo Vignati, davvero, con il museo itinerante di Maradona e la statua di cui raccontavi nel giorno del compleanno di Diego. Volevi aggiungere qualcosa, Pasquale? Vabbè, ci sono altre iniziative, c'è quella di Stefano Ceci, che oggi alle 16 presenta il progetto di beneficenza con le t-shirt Mano di Dios, che il cui ricavato sarà venuto interamente alla Fondazione Posillipon per l'acquisto di un macchinario da destinare, insomma, ai più piccoli che sono ricoverativi, e a Largo Maradona ci sarà una fiaccolata nel pomeriggio, sempre per ricordare, festeggiare quello che sarebbe stato il 64esimo compleanno di Maradona, giorno, insomma, in cui c'è anche, diciamo, questo entusiasmo per la vittoria del Napoli a Milano. Ricordo che ieri Giovanni Di Lorenzo l'ha dedicata a Maradona, la vittoria, quando ha parlato nel post partita, cioè nel post vittoria con il Milan. Pasquale, abbiamo un minuto e mezzo prima della pubblicità, in cui dobbiamo raccontare dell'incontro ieri del Napoli con l'entourage di Meret per il rinnovo del contratto e dell'imminente incontro tra l'entourage del Napoli, cioè l'entourage di Kvaratskhelia e il Napoli per il rinnovo del contratto al Georgiano. Sì, comincio da Kvaratskhelia. Oggi è previsto questo incontro tra Giovanni Manna, l'entourage, il procuratore di Kvaratskhelia, che è Mamuka Yugeli, che è a Napoli da qualche giorno, in Italia da qualche giorno. Vedremo, Gianluca, se ci saranno e che tipo di sviluppi ci saranno, perché la distanza tra le parti c'è, l'abbiamo raccontato, lo stiamo raccontando, 6 milioni comprensivi di bonus la richiesta del Napoli, 8 milioni la richiesta di Kvaratskhelia. Vedremo, insomma, se è più che altro il giocatore cosa decide di fare, insomma, perché il Napoli non credo voglia fare ulteriori rilanci, perché parliamo, insomma, di un ingaggio in questo momento top, quello che percepisce Romero Lukaku, per intendersi. Ieri si è parlato con Meret, altra situazione stringente, perché il contratto di Meret scade nel 2025, cioè in estate, al termine della stagione. Si ragiona su un 2+1, cioè un rinnovo fino al 2028 con prolungamento a favore del Napoli, e anche qui c'è da trovare, insomma, l'intesa sull'ingaggio. C'è fiducia, perché comunque a Meret piacerebbe, insomma, chiaramente rimanere a Napoli. Non credo che il Napoli voglia perdere il portiere che finalmente ha dimostrato di meritare il rinnovo del contratto, perché, insomma, almeno una parata decisiva a partita la sta effettuando. Bravo Meret, grazie a Pasquale Tina, che è sparito nell'etere, diciamo così, e quindi lo ringraziamo. Ovviamente lo sentiremo nelle prossime ore per ulteriori notizie sul Napoli, che oggi riposa e riprenderà domani gli allenamenti in vista del match con l'Atalanta, e per sapere novità dell'imminente incontro tra il direttore sportivo del Napoli Manna e Yugeli, il procuratore di Kvaratskhelia, per il rinnovo del contratto del georgiano. Tra poco Michele Plastino, i telefoni aperti allo 081 63 63 63. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre, ogni giorno a mezzogiorno su Radio Marte. Saluto Elisa Davino, sempre molto simpatica, che ci è venuta a salutare, la signora delle classifiche di Radio Marte, se vogliamo
catalogarla, diciamo così, dal punto di vista professionale. Allora, il museo itinerante di Diego Armando Maradona di Massimo Vignati in questo momento è allo stadio Diego Armando Maradona, quindi chi volesse vedere la statua di Domenico Sepe che riproduce Diego Armando Maradona e tutto il resto del museo meraviglioso, sempre molto bello e accattivante e anche toccante sotto certi aspetti, può recarsi in questo momento e sino alle 13 allo stadio Diego Armando Maradona. Un po' di messaggi vocali, eccoli qua. Ciao Gianluca, buongiorno Maurizio, buongiorno, forza Napoli sempre. Buongiorno. Gianluca, un paio di cose. Allora, la prima, volevo capire quando è che poi arriva questo ciclo che dovevamo incontrare queste grandi squadre, perché finora stiamo prendendo tutte squadre piccole, a quanto vedo, perché pure ieri Napoli non ha subito gol, ha vinto 2-0. E poi perché il Napoli continua a non fare questo bel gioco? Io questo voglio capire ancora, ovviamente è una battuta tra me, no? E un'altra cosa, specialmente a qualche tifoso che aveva chiamato qualche settimana fa, in particolare il nostro amico Salvatore che ci chiama sempre, disse che Clara doveva sedersi un po' in panchina, doveva giocare Neres perché forse pensava al contratto, ma ieri il contratto non è stato pensato da Clara, forse secondo me se l'aveva dimenticato. Forza Napoli! Ecco, non ho sentito l'ultima parte del messaggio, proprio del contratto. Sempre. Disse che Clara doveva sedersi un po' in panchina, doveva giocare Neres. Ecco. Perché forse pensava al contratto, ma ieri il contratto non è stato pensato da Clara, forse secondo me se l'aveva dimenticato. E poi forza Napoli! Peraltro ieri Kvaratskhelia, oltre al gol del 2-0, molto bello, è stato eletto miglior giocatore del match, player of the match, e quindi aveva la coppa in mano quando è stato intervistato alla fine della partita. Sentiamo. Gianluca, buongiorno, Luigi da Napoli, buongiorno, forza Luigi. Napoli sempre. Buongiorno. Se mi consenti il termine, ieri è stata una vittoria da eiaculazione precoce. Comunque piedi ben saldi per terra, perché finito il ciclo con le piccole, ora ci aspettano partite importanti contro l'Atalanta e l'Inter. Forza Napoli! Va bene, grazie Luigi per essere stato con noi, e ancora sentiamo un po' di messaggi, eccoli qua. Salve Radio Marte, complimenti innanzitutto per la trasmissione Giffuni. Grazie. Per la vittoria di ieri a Milano è stata veramente una grande lezione di Conte, quindi speriamo bene, questi punti di vantaggio speriamo di riuscirli a conservare anche dopo domenica, perché ci aspetta un grande big match con l'Atalanta, che sta dimostrando di essere anche lei una grande corazzata, e quindi sempre forza Napoli. Un saluto da Ciro di San Giorgio. Io non so se riusciamo a interpellare Enrico Fedele, chiedo a Mario Palligiano se riusciamo a chiamare per un attimo Enrico Fedele, perché lo invocano in tanti, perché lui aveva parlato lunedì di fattore C, fattore C per quanto riguarda Conte, e quindi adesso proviamo a interpellarlo, vediamo se ci riusciamo, a schiaffo, eccolo qua. Vediamo se ci riusciamo, perché insomma aveva parlato di questo fattore C e voleva capire un po' di gente se ieri il fattore C è venuto fuori oppure no, fattore C che sia, diciamo così, lato B, oppure fattore Conte, come dice Fedele. Qualcosina sarà emersa, io credo più il fattore Conte che tutto il resto. Va bene, buongiorno Gif, sono in attesa della perla di Sossio, scrive Antonio da Napoli. Sossio ci accompagnerà magari anche in maniera scaramantica per tutta la stagione a questo punto, con questa cavalcata del Napoli. Direttore Fedele, buon pomeriggio, ci scusi per questo. Ciao, prego. Improvvisata con lei, però ci sono un po' di, c'è un po' di gente che scrive del fattore C di cui lei ha parlato lunedì, e vuole sapere se ieri sera si è visto questo fattore C. Come no, caspita. Ma voi per C che intendete? No, lo so, lei che intende, direttore? Io intendo Conte e Catenaccio. Ah, Conte e Catenaccio. Perché tu che intendi? No, diciamo il fattore C è di solito il fattore lato B, come le sa. Ah, non lo so, ma nella vita se non c'è il lato B, che fai? Questa è che la malizia vostra. Io parlo di C. Senta, io sono un culto, però ti sei dimenticato una cosa importante, che lunedì che lei lunedì ha parlato, non l'ho dimenticato, di Lukaku e Kvaratskhelia, che devono essere le prime due maglie date prima di ogni partita, prima Lukaku e Kvaratskhelia e poi tutti gli altri.
ma prima di questo l'ho detto lunedì, lunedì. Ah, e ieri hanno segnato, guarda caso, tutti e due. Oh, tu che dici, guarda caso, mamma mia. È una casualità, direttore, che abbiano segnato tutti e due. Ma senti, io amo i giocatori di talento e non posso sopportare gli allenatori tattici che antepongono la tattica al talento. Io dico, tu mi dia Leao, io la squadra Leao giocherebbe sempre con infatti, tutti i suoi pregi, i suoi difetti. Infatti ieri è stato il più pericoloso, ma lui non può toccare la palla per 88 minuti e poi 2 minuti ti può fare la differenza. E oggi onestamente tutti quelli che giocano ad essere insalate mare ma non sono determinanti non mi servono. Ieri per esempio, se io avessi dovuto stilare una classifica, cioè se devo parlare della partita, ieri la fisicità del Napoli ha avuto il sopravvento. Se tu pensi, il gol di Lukaku viene da un contrasto contro uno di 1,90 m, il gol di Clara, al di là della diciamo che il portiere come si chiama lui là ha fatto, Magnan non è stato perfetto sul, però viene da un contrasto vinto da Marcantonio e data la palla a Cosa. Ma ieri, quindi tutti i giocatori di fisicità. Se poi devo essere sincero, ieri il giocatore che mi ha impressionato più di tutti è stato Livera, a mio giudizio. Gran bella non battuta, so se mi sono spiegato. Fase difensiva soprattutto. Bravo. Soprattutto perché ha fatto due chiusure che erano due gol. E anche l'altro che invece pure mi ha molto soddisfatto è stato Meret. Vuoi sapere chi non mi ha soddisfatto? Nel senso che sono andati oltre la sufficienza. McTominay non le è piaciuto. Bravo. E poi uno che tu non te lo immagini proprio. McTominay e non me lo immagino, Di Lorenzo forse. Buongiorno. Ah, buongiorno. No, buongiorno, io e, mi sembra che abbia fatto delle chiusure. Ha fatto una leggerezza che non gli è consentita. Qual è? Quella quando Meretta ha fatto quell'uscita, lui ha sbagliato quel passaggio e Musa mi pare nel primo tempo stava approfittando, sì. Queste sono delle io parlo di scrematoria adesso. E devo dire che Olivera ieri si è comportato molto bene su Chukwueze, che era l'uomo più pericoloso del Milan, Sì, fumoso, però è un giocatore di una velocità unica, di una rapidità unica, quindi. E del resto poi il Napoli ha giocato come deve giocare Conte, cioè nel vecchio contropiede noi non lo vogliamo smettere. Voi, secondo voi, il contropiede, il catenaccio è una tattica, è un obbrobrio per qualcuno, no, è un obbrobrio, è una tattica di non gioco. Abbiamo vituperato Allegri che vince 5 campionati, Trapattone che non so quanti ne ha vinti, Conte che ne ha vinti lo stesso con la Juve, con i giocatori, perché gli allenatori non è che vincono, gli allenatori mettono in campo una squadra con l'anima, e questo è il merito di Conte, sta a leggere la partita. Ma quando Conte giustamente vede la situazione, l'altro fattore C che tu ipotizzavi potrebbe essere il Milan gioca senza 8 giocatori. Ieri giocava un solo giocatore del Milan campione d'Italia, il portiere, tanto per essere chiari. Oppure il gol di Morata che viene annullato fa parte di questi fattori in questo momento positivi. Anche però il Napoli domenica scorsa per 2 centimetri è stato annullato il gol di Di Lorenzo, quindi su questo non c'è ombra di dubbio. Direttore, Tony 54 scrive: Ciffo, chiama l'infedele, sarebbe lei, fedele, e confermagli il fattore C, aveva ragione, forza Napoli sempre. E poi tutti a dire, ora arriva il ciclo terribile, scrive Egizio, per il Napoli. Per cui chiedo se quella di ieri sera era l'ultima partita delle partite facili, sì, o la prima, sì, delle difficili. No, era una partita pericolosa, poteva essere pericolosa, che il Napoli ha subito sbloccato. Il Milan onestamente è una squadra, a mio giudizio, che in questo momento è l'unica squadra che può competere con il Napoli e l'Inter, che ha sicuramente un'organizzazione diversa, però pure lui ha questa allenatore strano che pur di accontentare gli altri delle volte su un 4-2 che può fare 6 gol fa delle sostituzioni che non riesco ma a lei il Milan ieri è stato bloccato dal Napoli, direttore, che ha fatto una partita no, in il Milan, quasi ma il Milan si è bloccato da solo perché ha la difesa con la Broto. Dai, su, non può difendere con due esterni che non sanno marcare.
cioè Terracciano e Emerson sono giocatori d'attacco, e il ragazzo ha una grande fisicità, ma non è esperto, si è fatto abbuggerare da Lukaku, il quale è un giocatore, ripeto, ieri non è che abbia fatto granché, però è importante per il gioco di Conte, sì, non so, ieri per esempio è il mambone di cui parla lei, abbiamo visto come il Napoli non ha sofferto pur avendo avuto il non possesso del primo tempo, perché giocavano 9 giocatori al centrocampo sotto la linea della palla. È vero, è il mambone, è il mambone, Lukaku, è il mambone, come dice lei. È un mammone il quale fa gire a volte e poi insomma, la politica. Oppure il CID, lei ogni tanto dice anche il CID. Il CID. Bravo, il CID, sì, il CID. Ieri hanno fatto un primo, non so su quale emittente, ancora una volta io l'avrò visto un sacco di volte, il quale è morto, gli mettono la corazza e deve stare alla testa dei suoi soldati e vicini. Senta, cioè, direttore, noi dobbiamo salutarla, però. Anch'io. Lei, no, però una cosa, lei ha sentito Conte che ieri a un certo punto ha detto. Io incido anche col Tottenham, ho fatto quello che dovevo fare, ha raccontato che ha lasciato la squadra in Champions, che poi quando è andato via è retrocesso all'ottavo posto, e ha detto se mi chiedono però i grandi miracoli io non posso farli, quindi significa che i piccoli miracoli li può fare. Però io non sono per gli allenatori che sono dei maghi, nessuno. Lui è convinto però delle sue possibilità di incidere, lui ha creato un'anima. E questo è il merito dell'allenatore. Il merito dell'allenatore non è assolutamente quello che può vincere un campionato. I campionati e le partite le vincono i calciatori di talento, che poi sono organizzati in campo, che l'allenatore durante la partita come un generale cambia e può vincere la battaglia. Questo non c'è dubbio, è il merito di Conte, il quale oltre ad essere stato un grande giocatore di sacrificio e non di talento. Ecco perché delle volte lui preferisce Mazzocchi, no? Ma se sa quanto serve un giocatore operaio. Però il Napoli, ripeto, non può abbiurare quello che molti colleghi tuoi e tu pure avete sempre criticato, cioè il vecchio, ricordatevi che l'Italia ha un mantra, ha un DNA. Quello di essere più furbo degli altri, aspettare che l'avversario si scopra per vincere. Abbiamo vinto 4 campionati del mondo, non ultimi abbiamo vinto quelli dell'82, come ben ricordate, anche il 2006. E quello del 2006. Oggi storcete il muso, se gli altri, un 70%, ma senza ballo, non significa niente, un portiere cattivo, un portiere cascato, non serve a niente. Oggi si vuole un portiere che para. È un attaccante che segna e chiudiamola così. Grazie, grazie al direttore Enrico Fedele. Grazie, voliamo in pubblicità. Tra poco, Michele Plastino e le vostre telefonate allo 081 63 63 63. A tra poco. Rieccoci in diretta, è curioso il titolo della Gazzetta dello Sport che, diciamo così, esprime tutto il rammarico per il fatto che il Milan non abbia ingaggiato Antonio Conte dopo la lezione che il Napoli di Conte ieri ha dato al Milan. Avete visto Conte, scrive la Gazzetta dello Sport, il tecnico che i tifosi del Milan volevano e che probabilmente Ibrahimovic non ha voluto, perché poi questa è la verità, o meglio, a noi piace credere che Conte abbia scelto invece il Napoli e non tutto il resto. Sentiamo questo messaggio, poi andiamo da Michele Plastino. Buongiorno Gianluca, ciao, sono Peppe, e buongiorno, complimenti Peppe per la trasmissione. Grazie. No, io sinceramente più giornate di campionato passano, più mesi che insomma sono passati con il nostro allenatore Antonio Conte, e più mi convinco che abbiamo preso forse, anche tolgo il forse, il più grande allenatore del mondo. E lui è veramente uno che insomma incide, io dico addirittura al 100%. Veramente complimenti al Napoli che ha scelto Antonio Conte, ne sono felice e sono convinto che il Napoli prenderà lo scudetto. Buona giornata, grazie. Michele Plastino, buon pomeriggio. Ciao carissimo, no, purtroppo non, anzi
vi prego, se mi potete alzare il ritorno, perché per esempio non sentivo il messaggio, ma capisco. È il nostro, ha celebrato Conte come allenatore che sta incidendo al 100% nel Napoli, questo ha detto il nostro amico. Io voglio chiederti in apertura, che significa questo primo posto dopo 10 giornate a più 7 dall'Inter seconda, con l'Inter che deve giocare oggi a Empoli? Significa tantissimo, e in questo io faccio parte di quella categoria che non si diverte molto, non si è divertita molto col gioco di Conte nel suo passato, ma che ritengo che sia una persona estremamente valida, intelligente e che comunque arriva al sodo, arriva al risultato. Poi magari ti diverte di meno, però sai, poi alla fine nel calcio è importante vincere, e lui ha un curriculum che insomma testimonia tutto questo, e quindi certo che incide molto. E sai, poi adesso con tutti gli scongiuri del caso, quando ti prendi un allungo di questo genere, uno come Conte sa gestire le euforie, sa gestire le situazioni per far stare tutti con i piedi per terra, così come sa gestire quelle situazioni quando le cose vanno male, per dire che c'è sempre poi la possibilità di riprendersi. Questo è troppo esperto per non cadere per cadere nei tranelli magari di un certo tipo di informazione, per cui questo è una garanzia. Poi ci si diverte di meno, però si vince. 0816363663 per intervenire in diretta, siamo con Michele Plassino. Michele, una digressione legata a Diego Armando Maradona, alla memoria di Maradona. Oggi è il 30 ottobre, sarebbe stato il suo 64esimo compleanno. Tu l'hai vissuto tanto negli anni 80, quando il Napoli vinceva con lui. Hai qualcosa di particolare da dirci, un aneddoto? Qual è il rapporto con Maradona? Allora, vedi, intanto il pensiero va al fatto che già se n'è andato da un po' di tempo, se n'è andato via troppo giovane, Diego, troppo giovane. Ma sai perché? Perché poi, conoscendolo e conoscendo quanta amarezza c'era in lui per quel finale un po' particolare, no? Dovuto a tante cose che poi lui ha anche allontanato da sé, avrebbe passato questa sua terza giovinezza a cercare di trasmettere qualcosa ai giovani, sono sicuro di questo, e per questo ci manca. No, non è una questione di aneddoti, ce ne sono talmente tanti che non so neanche scegliere. Per me rimane il momento più esaltante il momento in cui mi arrivò la telefonata dal mio collega di Barcellona, con cui ero in collaborazione quando presi, oltre al calcio inglese, anche quello spagnolo, e mi disse guarda Michele, che qui ho visto i dirigenti del Napoli, per cui sta per succedere qualche cosa, si era già detto che c'era questa possibilità. Io gli dissi seguili, fai Sherlock Holmes, e lui a una certa ora della notte, io parlai con il mio editore dell'epoca, che era il dottor Torino a Canale 21, per ottenere uno speciale, per rimanere in onda, dicendo proprio: signori, sono in attesa di una notizia, stasera facciamo uno speciale a sorpresa. E durante quello speciale, di notte, come sempre faccio le cose io, arrivò la notizia. Il mio aneddoto migliore e anche il mio orgoglio più importante nei confronti dei tanti amici napoletani che ho è quella di aver dato io la notizia dell'acquisto di Maradona, e questo per me rimane una delle cose più belle della mia carriera. Andiamo al telefono, c'è un amico, buon pomeriggio, qual è il suo nome? Buon pomeriggio Gianluca, sono Salvatore, un saluto al dottor Plastico. Allora, capisco. Grazie. Che la battuta sul fatto che il Milan possa essere inserita nel ciclo delle squadre facili va bene, finché sia una battuta. No, beh, infatti io non sono d'accordo. Vincere a Milano vuol dire avere una squadra con attributi e un allenatore top, quindi che sia una battuta ok, ma non la facciamo passare come realtà. Poi un'altra cosa, volevo rispondere al signor Maurizio che mi ha interpellato nel vocale, ma la partita Napoli-Lecce l'ha vista? Ha visto che Kvar era seduto comodamente in panchina, e quella panchina gli ha fatto bene? Ieri abbiamo visto cosa ha combinato, quindi le panchine fanno bene. O forse stava dormendo Maurizio in Napoli-Lecce. Ciao Gianluca. Grazie Salvatore. Beh, c'è qualcuno no, che avanza no. L'ipotesi che il Milan fosse l'ultima partita del ciclo facile del Napoli, non la prima del ciclo terribile di novembre.
Ma questa è una follia, per cui sono d'accordo con il nostro ascoltatore di poco fa. E invece per quello che riguarda la panchina, caro amico mio, guarda, dipende dal carattere dei giocatori. Ad alcuni stare in panchina è un fatto massacrante, si riprendono dopo tanto tempo, eccetera. Altri invece la usano come stimolo, sai, come tutte le cose, ognuno è diverso e quindi ognuno chiaramente reagisce in un modo diverso. Scusami, mi ero ricordato il particolare importante quando tu mi hai chiesto un aneddoto di Maradona. A parte quello, fu la volta che il grande autore televisivo e regista, che è Giovanni Benincasa, che era un mio collaboratore all'epoca, presentato sempre da amici napoletani come al solito e poi lui era napoletano di origine, quando Diego fu ospite mio a Roma, io ebbi questo grandissimo privilegio che Maradona mi è venuto a trovare al mio gol di notte romano all'epoca, perché poi non ce l'avevo da altre parti. E quando lui entrò, siccome aveva saputo una cosa che era successa in Argentina, il grande Giovanni Benincasa gli tirò la famosa arancia. E lui si mise a palleggiare. Bellissimo. Non la fece neanche scendere a terra, la stoppò e cominciò il palleggio, che se non lo blocco io stiamo ancora lì, Incredibile. Allora Gianluca, non capisco perché le reti nazionali anche DAZN sono in lutto, sembrano tutti tifosi delle squadre del nord. Non sembrano, probabilmente lo sono. Quest'altro amico scrive: stamattina negli uffici di Milano e in alcune zone d'Italia tante sedie vuote. Voi per Conte che ha scelto il Vesuvio, voi per i due palloni alla scala. Tanto il bruciore che si lavorava tutti in piedi, scrive questo amico. Un po' di sarcasmo, la parte di ironia da parte dei napoletani. C'è al telefono un altro amico. Buon pomeriggio, il suo nome? Ciao Gianluca, sono Andrea da Napoli. Saluti il signor Plastino con un affetto. Perché praticamente, io ho 43 anni. Posso chiamare Michele? Ti dispiace. Devi. No, ok. Michele, ho 43 anni, io ti conosco, vedevo già Tele Oggi quando ero piccolo, Canale 21, e quindi ricordo le tue trasmissioni. A me la cosa che mi è sempre piaciuta di te, l'eleganza e l'affetto col quale comunque parlate sempre di Napoli, senza fare il trombone, senza fare, come si dice, il lecchinaggio. E perciò è qui. Andrea, vai con la domanda, se ne hai una, okay. Una curiosità. Ok, troppi complimenti, Gianluca. Vanno bene, però se non capisci, allora, sono giusti e meritati, è legittimi. Allora, velocissimo, questo è comunque, tu vivi, siamo tifosi del Napoli, visto che Michele vive l'ambiente romano in maniera anche lì molto viscerale, ti volevo chiedere, visto che comunque il periodo della Roma è molto negativo, non pensi che lì ci sia rispetto a Napoli una estremizzazione ed un'esagerazione nel rapporto con i giocatori, con la società? C'è questa cosa quasi malata che molto spesso vedo equiparare a Napoli, ma invece Napoli penso che sia un qualcosa di meno malato e meno esagerato, anche se qui comunque c'è passione, c'è attaccamento. Tutto chiaro, Andrea. Io aggiungo, forse a Napoli c'è stata una maturazione nel rapporto tifo squadra sotto certi aspetti. Ma hai anticipato, Gerù, stavo dicendo esattamente la stessa cosa. Il pubblico di Napoli è molto maturato. Devo dire che poi quello che succede nella Roma deriva anche dai momenti, cioè voglio dire, non sto parlando a Roma adesso, quindi non voglio fare, non credo di apparire ruffiano nei confronti, poi figurati, dei tifosi della Roma, ma voglio dire, quest'anno gli hanno cambiato 1000 allenatori, la squadra non va bene, quindi è ovvio che ci sia parecchia critica. Poi soprattutto quello che viene criticato dai tifosi della Roma è il fatto che non ci sia un elemento che capisca di calcio nella società. Questo degli americani, non c'è questo incontro tra giocatori e società, tra allenatore e società, perché manca questa figura. Infatti adesso quando si parla, addirittura si parlava, adesso è già un po' fermata, la cosa del ritorno di De Rossi con a fianco Ranieri, che io ho sempre stimato tantissimo, era la soluzione ideale, perché Claudio, oltre ad essere una persona che può dare un contributo da un punto di vista di esperienza tattica di allenatore, è uno che sa vivere i rapporti con la società, per cui questa per me era l'unica via positiva. Però poi chiaramente probabilmente non sarà questa la soluzione. Io colgo l'occasione, Gianluca, per ringraziare
l'amico che per le belle parole di prima. Ce ne no? sono tanti di complimenti per te, sempre. Un saluto al signor Plastino, persona e professionista esemplare, cosa che non si può dire di tutti gli ospiti, scrive Giuseppe. No, non è vero. Lo scrive Giuseppe. Fammi dire, le scelte di Gianluca, io conosco bene Gianluca, sono scelte sempre oculate. Io ringrazio veramente tutti perché mi fa piacere aver lasciato un po' un'impronta. Ultimamente non mi vedono molto perché sì, sono in radio con Radio Marte, con la mia radio sportiva che dirigo, eccetera, però in televisione diciamo che l'ultima esperienza televisiva non è stata per me delle migliori, e poi probabilmente o mi considerano vecchio che non sono dentro, soprattutto fuori magari sì. Oppure in alcuni casi sono un po' ingombrante. In 30 secondi a buon intenditor, poche parole. Michele, in 30 secondi, la Gazzetta dello Sport oggi titola: Milan, visto Conte, che lezione a San Siro dal tecnico che i tifosi rossoneri volevano e che, aggiungo io, forse Ibrahimovic non ha voluto. Si sono pentiti a Milano? Sì. Ma dopo ieri o si erano pentiti già prima? Beh, si erano già pentiti prima perché, dai, le vedi le notizie ogni giorno. Con la cosa della famosa SEO, questa cosa di internet, di Google, da quant'è che parlava e esordiva Esonero Fonseca? Sì, parecchio. Insomma, una vita, giorni, mesi a questo punto, direi che questo era l'esordio, dai. E quindi è in bilico da sempre Fonseca, e neanche lo merita tanto, perché poi non credo che le responsabilità siano solo sue. Allora, Michele Plastino @virgilio.it, Michele Plastino @virgilio.it, scrivete a Michele Plastino per avere tutte le notizie sul suo laboratorio di giornalismo, che è anche itinerante, c'è anche a Napoli, come ormai sì, tanti no, sanno. Riaggiungo come sempre che Gianluca mi dà spesso una grande mano e lo ringrazio per questo, però ecco, adesso ve lo ridò l'indirizzo, però mi raccomando, non voglio sembrare maleducato quando sono veloce, ma spesso dando l'indirizzo chiaramente mi scrivono per chiedere cose di calcio, cose di, capito, che non c'entra col certo. Quello è un indirizzo che tra l'altro mi girano poi sempre la lettura quelli del mio staff, mi danno quelli del corso, perché altrimenti impazzirei, no? È ovvio, certo. Per cui lo ripeto, chiunque sia interessato al mio laboratorio di giornalismo, fammelo dire che tengo, perché sono talmente così gentili all'hotel Terminus alla stazione praticamente a Napoli. Chiunque sia interessato per inserirsi e partecipare, come ha detto Gianluca, mi può scrivere un'email e io li ricontatto immediatamente. Basta che mi dicono sono interessato, io li richiamo io e li risento io a Michele Plastino @virgilio.it. L'unica cosa che mi tocca ogni tanto vedere Gianluca Gifuni, questo ogni tanto. Grazie Michele, buona giornata e buon lavoro. Io spero sempre più spesso. Ecco. Un abbraccio, anche grazie io, Gianluca. Io. Grazie a Michele Plastino. Voliamo in pubblicità, tra poco torneremo in zona Castelvolturno da Francesco Modugno, Sky Sport, è uno dei nostri moschettieri. Allora, gli ascoltatori, gli appassionati, i tifosi del Napoli sono, e non solo quelli del Napoli, sono sempre molto attenti a quello che succede. Insomma, questo amico ce l'ha con un giornalista di Sport Italia, Tancredi Palmeri, che avrebbe detto che non ha mai visto la squadra di Conte giocare così male nella carriera dell'allenatore, e quindi vuole sapere se è rosica oppure dice il vero. A me non pare che il Napoli ieri abbia giocato così male, cioè ha giocato all'italiana, ha steso e ha colpito quando poteva colpire, ma insomma dal punto di vista difensivo è stata impeccabile. Io non so che ne pensa Francesco Modugno, perché poi si sta battendo su questo discorso del bel gioco in maniera forse asfissiante, esagerata. Francesco, buon pomeriggio. Patetica, in maniera patetica. Buongiorno, ben trovato. Sarò costretto un po' a ripetermi, magari annoierò qualcuno. Io penso che ci sia innanzitutto una domanda da porsi: cos'è lo spettacolo? Il calcio all'italiana, vogliamo definirlo così, è il calcio che ci ha fatto vincere 4 mondiali. È il calcio che per me sa essere spettacolare, perché per me una difesa solida, organizzata, una squadra che sa soffrire, che sa resistere nei momenti complicati, che sa venirne fuori, che sa cambiare la partita, che sa colpire, che sa ripartire in maniera pratica, con un calcio verticale, che
che ha un centravanti lì davanti, grande, grosso, che fa sportellate, che spinge il centrale e la butta dentro. Se c'hai un giocatore di talento che quando si accende sa essere meraviglioso, come ieri Kvara nell'occasione del suo gol, e quando all'interno della stessa partita sai fare tante partite, segnale questo di una disponibilità mentale, di una conoscenza tattica, di un valore dei calciatori, e quindi è un po' fai 4-3-3 e poi ti metti a 5, del 5-4-1, del 4-5-1, del 4-2-4. Per me questo è spettacolo, per me questo è il calcio. Io anche questo l'ho già detto e chiedo scusa, magari annoierò ancora qualcuno: il 4-4 di Juventus Inter per me quello lì non è spettacolo. Emozioni, chiamiamolo così, emozioni. Emozioni, ma, sì, no, ma si può andare anche a teatro, si può andare anche al circo. In quel 4-4 io non penso si siano viste giocate che rivedremo tante volte in quei reel sui social, che tanto piacciono alla gente che dice queste cose. Abbiamo visto i gol, sì, ho visto anche tanti errori, ho visto squadre squilibrate, poi ho visto la voglia di sopraffarsi, di combattere, che è bellissimo, che lo sposta anche questo. Ma a me io ho goduto proprio da appassionato vedendo il Napoli di Sarri, che per me è il più bello di tutti. Allora, scusami Francesco, andiamo avanti perché arrivano anche le telefonate per te. Ascoltiamo un po' di messaggi e poi ho delle domande. Gianluca, buongiorno, sono Francesco. Buongiorno Francesco. Danola. Senti, per me il migliore in campo non è stato Kvaratskhelia, ma è stato Oliver. Anch'io. Secondo me ha fatto la differenza. Bene. Mi dai un'opinione? Grazie. Olivera, ciao. E Anguissà sono stati i migliori in campo per quanto mi riguarda, dietro di loro Buongiorno e Meret, certamente autori di una gran partita. Però visto che molti tifosi del Napoli ormai lo invocano, l'intervento di Sossio, tifoso della Juventus. Sossio, buon pomeriggio. Pronto? Sossio? Non ha avuto il coraggio di parlare perché la Juventus è a meno 8 dal Napoli, evidentemente. Francesco, una curiosità, parafrasando diciamo così alcuni dei tuoi concetti, un concetto in particolare, tu hai definito Zielinski tre volte McTominay in maniera anche un po' provocatoria, ma giustamente, perché apprezzi molto il talento di Zielinski, cosa che succede anche a me, un giocatore, uno dei pochi in Europa che gioca con tutti e due i piedi indifferentemente e che ha tantissime qualità. In effetti McTominay dal punto di vista fisico invece è certamente superiore a Zielinski, su questo non ci piove, ma dopo un inizio folgorante adesso McTominay, diciamo così, forse dà l'impressione di dover carburare ancora, no? No, l'impatto di McTominay ha avuto il fuoco della passione dei tifosi al bar, che legittimamente si sono entusiasmati andando oltre. Io non ho detto no, perché da mai non l'avrei potuto dire tre volte, però io mi ripeto, McTominay è un buon giocatore, è un giocatore che ha struttura, è un giocatore che ha intensità e passo da Premier League, è un giocatore che sa fare tante cose, tatticamente evoluto, e con lui Antonio Conte può permettersi anche di cambiare il Napoli, ma ripeto, appartiene alla categoria dei buoni giocatori. Quando mi è stato posto il parallelo con Piotr Zielinski, Zielinski è di quei calciatori, e non sono tantissimi ancora più nel nostro campionato, che quando tocca il pallone ha una musicalità, una poesia che è di altra categoria. Penso di non offendere nessuno così, ripeto, considero McTominay un colpo importante di mercato, un buon giocatore. Se parliamo di calcio e di bellezza, ragazzi, Piotr Zielinski è stata una delle cose più belle passate per Napoli negli ultimi vent'anni. E ovviamente il concetto espresso da Francesco Modugno è stato stimolato da una domanda, da un confronto fatto da altri, no, su Zielinski e McTominay. Modugno improvvisamente ha voluto fare un raffronto tra McTominay e Zielinski. Questo non voglio è chiaro. Non voglio passare, ma per carità, tanto ormai con i social si accade anche questo. Non sono, diciamo, tra virgolette, molte virgolette, nemico di nessuno, ripeto, ma è assolutamente un buon giocatore. Penso che però al momento in cui viene posta la domanda, quelli come Zielinski, quelli della categoria Zielinski, hanno una musicalità e una poesia diversa. Andiamo da Sossio al telefono, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio. Prima è caduta la linea. E anche Francesco Modena, non è un caso che sia caduta la linea. Non è no, sì, grande. E a volte quando si è a meno 8 c'è troppo freddo per tenere la cornetta in mano. Lo so. Come quelli che l'anno scorso sono arrivati a meno 25, era ancora più freddo. E chi sono? Io non li conosco, non li conosco. No, li conosci benissimo. No, volevo chiederti una cosa, però mi devi rispondere sinceramente, sia tu che Modugno, a voi è piaciuto il Napoli di ieri contro quel Milan? Allora, molto. No, quel Milan era così, era quel Milan per quanto mi riguarda, proprio perché il Napoli è piaciuto, perché il Napoli l'ha interpretata in maniera perfetta, intelligente e cinica. Giocando a 5 in difesa. Ma questo è, ha parlato dei 5 canali Conte, i 5 canali sono che quando è in non possesso difende con i 5... con la linea 5. Gianluca, ecco. A me viene da ridere, pensare. Tu lo conosci meglio di noi Conte, no, con la Juve non faceva lo stesso. No, io lo conosco benissimo, però a pensare che fino a qualche mese fa, quando oggi peresti, voi ridevate, parlevate del... ho capito, ma le cose cambiano nella vita e anche nel calcio. Grazie Sossio. Grazie Sossio, meno 8, è sempre meno 8, volendo parafrasare anche tutti quelli che ci scrivono. Gianluca, adesso Francesco. Gianluca, detto che lo ribadisco, a me Napoli ieri è piaciuto tantissimo, perché contro una grande squadra, in un grande stadio, la partita l'ha interpretata e l'ha giocata da grande. E ripeto, è bella anche la sofferenza, perché il calcio è la vita, è fatta, il calcio è metafora della vita, è fatto anche di sofferenza. L'altra sera Walter Sabatini, direttore... Il bello del calcio, sì. Sì, che ha una sensibilità tecnica, una visione del calcio come pochi, parlava dei calciatori del Napoli che giocano con fede, con devozione, aggiungo io, immolati in un pensiero, in un'idea di squadra, in un'idea di un certo tipo di calcio, che quello che con Antonio Conte sa essere vincente, perché questo lo racconta la sua storia. Però fammi dire una cosa veloce, io lo capisco Sofio, è la verità che la colpa è anche di chi in questi anni ha ostentato una diversità, una bellezza estetica del Napoli espressa prima con Sarri e poi con Spalletti, facendole giustamente vanto, mandando così poi così a deridere chi magari è altro calcio. Adesso quell'altro calcio ce l'ha il Napoli, e capisco pure che sai c'è chi improvvisamente si è ritrovato a sventolare bandiere differenti. In realtà basterebbe avere un po' di equilibrio, godersi il bello del momento, ripeto, il più bello di tutti con Sarri, bello e vincente quello di Spalletti, bello e speriamo vincente anche quello di Conte. Va bene, Francesco, grazie per essere stato con noi, ci sentiamo nei prossimi giorni ovviamente, come sempre, e buon lavoro. Una curiosità, Paraschelia, il suo entourage incontrerà il Napoli e Manna nelle prossime ore, così come diciamo ormai da un mese, forse più. Prevedi una fumata grigia, una fumata bianca o una fumata nera? Io penso che ci siano segnali incoraggianti, che però anche qui, vedi, può dire tutto e può dire poco. Al tifoso cosa deve interessare? Che Kvaratskhelia, che è un talento, quando soprattutto fa Kvaratskhelia, quando si accende, quando la gioca come meravigliosamente sa fare lui, e purtroppo nell'ultimo periodo tante volte affiammate a sprazzi, ma quando si esalta ieri, ecco, la musicalità, la poesia di certi giocatori, Cavara ieri ha dimostrato che significano le categorie, però che possa pure rinnovare, sì, magari economicamente il ragazzo avrà un motivo in più per sorridere, ma poi la grande domanda è: ma per quanti anni ci godremo ancora Kvaratskhelia a Napoli? Perché poi si può anche rinnovare, ma poi comunque si può andare via. Il tormentone, ma rinnova, secondo me non è la domanda. La grande resta domanda o non è resta? L'estate prossimo, che succede? Certo, è vero, hai ragione. Grazie Francesco, ne riparleremo ovviamente. Buon lavoro a Francesco Modugno. Un abbraccio a voi tutti, perché Tommy è forte. È in crescita, così come Gilmour, che ieri abbiamo visto, ci chiedono di Gilmour una partita sicuramente migliore rispetto alle precedenti, quindi anche il calciatore è in crescita all'interno dell'organico del Napoli e sta assorbendo le dinamiche di gioco della squadra, ma domenica con l'Atalanta potrebbe rientrare, come avete sentito, Lobotka in cabina di regia. Siamo in chiusura adesso, l'appuntamento con Marte Sport Live, ci sono Dario Sarnataro ed Emanuela Castelli.
complice Prandelli, ex CT della nazionale italiana, allenatore di Fiorentina, Roma, Atalanta in passato, in apertura. Quindi non perdete l'appuntamento con Marte Sport Live che sta per cominciare. Grazie a Mario Palligiano e Gigi Soriani in regia, grazie a tutti voi per averci seguito e grazie a tutti coloro i quali ci hanno inviato davvero tantissimi messaggi. Non abbiamo avuto il tempo di leggerli, ascoltarli tutti, ma insomma noi siamo in onda ogni giorno a mezzogiorno e quindi c'è tempo anche nei prossimi giorni per i vostri commenti e per interagire insieme. Grazie a tutti per averci seguito. Da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio.